Volevo inoltre aggiungere che all'interno dell'associazione ci pregiamo della presenza di uno degli artisti, dei presepisti più bravi, forse in assoluto, sicuramente nel panorama nazionale, ma probabilmente andiamo oltre il panorama nazionale, è bravo a livello internazionale e quindi ci pregiamo della sua presenza, che peraltro è il più giovane di noi, forse il meno esperto come esperienza di vita, perché in associazione abbiamo persone di 60 anni che imparano da Fabio Modio, che è, ripeto, è l'artista di maggior spessore che ci pregiamo di avere all'interno dell'associazione. E l'artista di maggiore pregio, di maggiore spessore, e ce l'ho qui al mio fianco, Fabio Modio, un giovane, 31 anni, ma davvero una creatività, una capacità artistica nel realizzare queste opere che è, c'è poco da dire, fuori dal comune. Abbiamo saputo infatti che addirittura in Messico volevano averlo, volevano portarlo tra loro per circa un mesetto, proprio per approfondire queste tecniche. Allora intanto, Fabio, come nasce questa passione? Allora, la passione nasce per gioco, nel senso che tantissimi anni fa, più o meno sulle 15, insomma, 15-16 anni fa, con mio zio, che era qui presente fino a pochi minuti fa, abbiamo provato a farlo assieme, un presepe. Da questo presepe poi si è accesa questa passione che tuttora mi porta a divertirmi anche. Per realizzare quest'opera mastodontica che hai posto in essere, quando hai iniziato e quante ore al giorno sono state necessarie? Parliamo di quest'opera? Sì. Allora, quest'opera è, diciamo, abbiamo cominciato con un mese di ritardo, quindi potete immaginare recuperarlo questo mese qua. E quindi almeno 9 ore al giorno, diciamo, a volte anche la notte, perché gli ultimi giorni, diciamo. Proprio anche ho portato lavoro a casa, quindi i compiti a casa, certo. E quindi niente, anche più di 9 ore, perché considerando anche quelli fatti a casa. Ecco, dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, questa proposta che ti è arrivata dal Messico. Beh, non soltanto dal Messico. Ecco. Allora, dici Spagna, Malta, Venezuela e Messico. Poi vabbè, l'Italia un po' da vedete, abbiamo un artista d'eccezione e questo è importante, perché poi noi abbiamo delle professionalità di altissimo livello che vanno assolutamente valorizzate. E allora, Fabio, sappiamo che tu sei un ragazzo di poche parole e di molti fatti, che ti abbiamo dovuto così trascinare, spingere. Tutti gli amici dell'associazione hanno spinto affinché tu ci dicessi qualcosa. Progetti per il futuro? Ce ne saranno tanti, quindi non voglio anticipare nulla, però saranno sempre più belli i progetti. In bocca al lupo e complimenti.